Io ho un debito personale con questa città e con quest'area. Venendo mi sono ricordato di tante cose, in questa sala mi sono ricordato di tante cose. Passa da Nicosia cambi particolari anche nella mia vita. Io ero qui il venerdì santo del 1997, quando la marina militare, la nave Sibilla, affondò vicino alla Otranto una nave, una barca, si chiamava l'Aurora, una barca piena di ragazzi balonesi che scappavano da una situazione, poi scoppiò un conflitto interno. Io ero qui, ovviamente mi era Santa Pasqua, e qualche mese dopo partì per l'Albania e cambiò una fase della mia vita. Lavorai per 13 anni alla cooperazione internazionale. Ero qui 2 anni fa, e questo lo dico con orgoglio, è stata la mia prima vacanza dopo la pandemia. Ho scelto di andare a Gangi e ho vissuto una settimana d'estate straordinaria. Gangi, Sperlinga e Nicosia, sindaco. Però a volte la vita è veramente strana, e non mi ricordo se ero a Gangi, non mi prendevo il telefono, mi chiamarono da Roma per dirmi che mi avrebbero dato il premio Comandatore per la pace per il giornalismo. A me mi sembrava uno scherzo, lo dico con tutta sincerità, sindaco, mi sembrava, anche perché si sentiva male. E per cui dico, c'ho tantissimi ricordi di questa cosa, e per questo vi voglio ringraziare per quello che avete fatto dopo l'8 maggio. Lo diceva Francesco Locascio, lo condivido perfettamente. Avete firmato un pezzo di storia fondamentale per quest'isola. Lo avete fatto anche 40 anni fa. Lo avete fatto 40 anni fa insieme a Mistretta, insieme a Castel di Lucio, quando ancora una volta l'esercito pensò di realizzare un mega poligono di tiro. Questo credo che abbiate il dovere di memoria e rispetto a questi giovani, perché probabilmente anche la memoria, riuscire a ricordare le pagine importanti di storia di quest'isola, penso che possa essere anche un elemento in cui, lo dico da insegnante, un elemento in cui riesci ad appropriarti dell'immagine di un territorio, sentirla tua e sentire disponibile a difenderla. L'hanno fatto i ragazzi di Misceli. I ragazzi di Misceli, quando il momento del Muros diventava importante, ci si rendeva conto di quello che poteva essere la storia di quel territorio, lasciarono le università dove studiavano, da Bologna, da Firenze, decisero di non partire, tornarono a Misceli a prendersi le porte della polizia per dire no al poligono, per dire no alla tassa militare del Muros. Consentitemi solo, siccome è stato detto erroneamente, non è una polemica, è stato detto erroneamente, la regione non c'entrava niente, no, assolutamente, la regione c'entrava perché le autorizzazioni per la realizzazione del Muros sono state sottoscritte dall'assessorato d'ambiente della regione. L'accordo era tra governo italiano e americani per fare il Muros, ma siccome si faceva all'interno di una riserva naturale, gli americani e il Ministero della Difesa hanno dovuto chiedere l'autorizzazione all'assessorato. E per questo motivo il Consiglio di Giustizia Amministrativa, cioè il secondo ordine, ha firmato una sentenza ormai passata, ovviamente proprio perché è l'ultimo grado, un giudizio, e quindi dice che le autorizzazioni date dalla Regione erano illegittime, in violazione alle normative urbanistiche e ambientali. Dico questo non per memoria storica, ma per rispondere alla questione del mettere in statuto la militarizzazione. Guardate che potrei stare qui giornate a raccontarvi cosa sono i poligoni militari, dove sono stati realizzati i poligoni militari in Italia e in Sicilia, tutti all'interno di aree protette, tutti all'interno di parchi nazionali, tutti all'interno di riserve naturali orientate, dove ci sono vincoli dell'Unione Europea, vincoli delle leggi nazionali e vincoli delle leggi regionali. Nonostante questo si spara, nonostante questo si inquina, nonostante questo si distrugge il territorio. Per cui attenzione, mettere il vincolo dell'ambiente
non significa assolutamente niente. E forse è un altro esempio di essere, di aver salvaguardato il territorio. E io lo dico a voi che avete fatto questo lavoro straordinario, io litigo continuamente con gli ambientalisti di Punta Bianca, i miei amici, lavoriamo dai anni per denunciare i crimini del politico di Punta Bianca, ma l'errore è stato lì di aver dato un assegno in bianco all'esercito e credere che attraverso concordando con l'esercito lo stesso un giorno se ne sarebbe andato. Se non avessimo fatto la lotta con la regione siciliana dicendo che quella cosa che avevano presentato per la riserva naturale era una presa in giro perché era veramente un atollo degli indiani, noi a quest'ora avremo un pezzettino. Ed è stato lì il grande errore di aver pensato che si possano fare le riserve naturali accanto ai poligoni di tiro o anche in parte incidere. Per quello appello che vi faccio sulla proposta anche di statuto, proprio per quello che rappresentate per quest'isola, un'isola che noi abbiamo la guerra del Ponte di Cazzo, noi non lo possiamo, voi non lo potete dimenticare, perché si deve fare un poligono nel cuore della Sicilia, si deve fare perché quest'isola, per le strategie internazionali, per le scelte fatte lontano, a Washington, a Bruxelles, a Roma, a Parigi, per questa maledetta guerra fratricida in Ucraina, è destinata a continuare a essere una piattaforma di guerra, una piattaforma di morte, un luogo dove concentrare le forze armate italiane e straniere. Per questo ci vogliono i poligoni. Non ci possono essere, non ci può essere una brigata Osta, oggi corpo d'élite delle forze NATO, pronta a proiettarsi in tutti gli scacchieri di guerra, se non c'è un immenso poligono, un'area dove poter far esercitare i carri armati, far esercitare cannoni che hanno 20-25 km di raggio. Perché quello che succede in Ucraina, anche lì sulla pelle di milioni di persone, è un laboratorio sperimentale di questi anni. Qui è necessario un patto. E allora una risposta forte, come avete dato voi, è un esempio per tutta quest'isola. Chiudo, perché anch'io posso farvi una proposta per valorizzare la straordinaria bellezza di questo posto. Voi oggi avete rappresentato per tutta l'isola la capacità di rendersi conto di quanto i processi di militarizzazione sono devastanti. Consentitemi, proprio oggi di Chirimacchia non se ne parla. 41 anni fa c'è stata una persona che è morta per essere stato un profeta, per aver avuto la capacità di cogliere che non soltanto i processi di militarizzazione devastano i territori, creano disoccupazione, ma alimentano i circuiti dell'illegalità, delle organizzazioni criminali e mafiose. Quel uomo si chiamava Piolatore, lo dico in quella faccia, io si chiamavo quel Piolatore ai movimenti per la pace, ma è stato profetico, e abbiamo il dovere di ricordarlo ai nostri ragazzi. E allora l'appello che vi faccio, di fronte a un'isola piattaforma di morte per riguadagnare quel ruolo storico, ci veniva ricordato quest'area dove si parla le lingue francofone, proprio per il ruolo straordinario di cultura, dove i greci, i romani, i sicani, i siculi, i normanni, eccetera, sono moltiplicati. E l'esempio che quest'isola, proprio il discorso che ci facevi sulle migrazioni, è il cuore del Mediterraneo. E allora abbiamo bisogno di proporre l'appello che ci faceva Pio La Torre, l'utopia su cui abbiamo costruito un sogno. Realizziamo l'isola ponte di pace. E allora tu, per il ruolo che ha avuto Nicosia, in questa vicenda, per la vicenda che ha avuto 40 anni, per il sangue che vi portate, per le robe che mangiate, per la cultura straordinaria di cui siete figli di questo Mediterraneo. Ora, trasformate Nicosia in una città di pace, come Assisi, una città che diventa un simbolo internazionale, non ci vengono di cuore a contaminarsi in quella città. Questo può essere il momento, che non è un'alternativa alle cose che avete detto voi, ma è una ricchezza fondamentale. Oggi non credo che ci sia nessuno, Francesco, consentimi, che in Sicilia possa vantare la storia, l'onore e la capacità che avete dimostrato in questi anni, non in queste settimane. E allora forse anche questo può essere un modello
perché probabilmente anche se diventasse una città di università di pace, dove si vengono a confrontare i ragazzi dall'Ucraina, dalla Russia, dove vengono gli obiettori di coscienza che scappano dalle guerre, i russi, i bielorussi, gli ucraini, che sanno che una guerra fricione, e vengono qui a incontrarsi, probabilmente i vostri figli, conoscendo anche questi ragazzi, avranno ancora più il bisogno di proteggere questo territorio, perché questo territorio potrebbe essere una casa comune, una casa di sogni, una casa di utopia, una casa delle profezie che Papa Francesco credo che ci testimoni giorno per giorno. Grazie.